Buongiorno. Salve, la posso aiutare? Sto cercando il signor Grizzly. Sì, sono io, mi dica pure. Sono della società dei telefoni. Dei telefoni? Ma il mio telefono funziona. No, no, ho semplicemente un avviso per lei. Ah. Grazie. Di nulla, buona giornata. Buona giornata a lei. Il signor Canter, cavaliere Canterino, le telefonerà questa sera in teleselezione alle ore 18:30. Hunter? Buongiorno, sono Grizzly. Senti, io capisco che tutta la cavalleria, tutto l'essere educati, tutto il mandare un messaggio prima di farmi una telefonata, ma santo cielo, fai il mio numero e chiamami, c'è bisogno di tutto questo karaoke! Sì, lo so che questo servizio con l'operatore era una cosa che volevi provare, sì, ti capisco, e... Ma certo, di questi servizi con l'operatore, di queste cose che c'erano una volta nel passato, ne parliamo giusto oggi, in questo episodio di Diario di Viaggio on the Road, Operazione Nostalgia. All'avvento del servizio telefonico universale abbiamo costruito la rete globale di telefonia fissa e mobile, in questo modo siamo in grado di contattare qualsiasi persona, che sia il nostro vicino di casa o che si trovi dall'altra parte del mondo, letteralmente, semplicemente componendo il suo numero di telefono. Ovviamente non è stato sempre così, e per cominciare sicuramente mi riferisco anche al principio di comporre un numero di telefono, a un riferimento a un precedente episodio di Operazione Nostalgia, che ci parla proprio di numeri di telefono. Prima di continuare, il link di quell'episodio sul doobly-doo sulla scheda, se volete andate e dategli un'occhiata, potrete approfondire un po' quello che è il discorso dei centralinisti, ma oggi quello di cui voglio parlarvi è un'altra cosa. L'avvento della rete di telefonia globale, del servizio universale di telefonia, sicuramente ha reso il mondo molto più piccolo e tutte le persone più vicine. All'inizio c'erano i centralinisti, quindi quando io volevo contattare una persona alzavo la cornetta, mi mettevo in contatto automaticamente con il centralinista, chiedevo al centralinista chi volevo contattare, sono Grizzly, li vorrei contattare Canter, il cavaliere Canterino, e il centralinista cercava il numero del signor Canter, metteva in contatto il signor Canter e ci permetteva di conversare. Con l'avvento dell'automazione, dei commutatori Streger e poi di tutte le reti di telefonia, con l'avvento dei numeri di telefono, molte di queste procedure naturalmente si sono automatizzate. Ma ciò non toglie che il servizio universale di telefonia si rivolgeva quindi a persone che avevano anche una certa idea del funzionamento del sistema telefonico, ma anche a persone che potevano essere un tantino confuse sul funzionamento del sistema di telefonia, o persone che avessero qualche difficoltà a utilizzare in particolar modo determinate cose. Per esempio, una persona che doveva contattare una famiglia non è detto che conoscesse il numero telefonico della famiglia, quindi serviva un operatore che gli fornisse informazioni su quale fosse il numero di telefono di quella famiglia. Inoltre, all'inizio non è che la rete telefonica era diffusa in tutte le case, c'erano solo alcuni telefoni. Una cosa molto tipica era l'esistenza del cosiddetto posto telefonico pubblico, il PTP. Era un luogo, per esempio un bar, un'attività commerciale, un ristorante, che nel paese aveva la linea telefonica, faceva da luogo di aggregazione, perché era anche il luogo nel quale si potevano ricevere le telefonate da parte di quelle persone che non avessero la linea telefonica in casa. E allora lì come si faceva a ricevere le telefonate? Beh, è semplice. Bisognava organizzarsi in maniera tale che quando era un determinato orario, non so, alle 10 del mattino, ci sentiamo telefonicamente. Quindi io alle 10 del mattino mi facevo trovare presso il posto telefonico pubblico, in maniera tale che chi mi chiamava, chiamava il posto telefonico pubblico e mi trovava lì. E come ci si organizzava per essere lì alle 10 del mattino? Ci si organizzava telefonicamente?
Beh, ovviamente no, era abbastanza complesso, quindi quello che si faceva era o si aveva un'abitudine che si era preparata per lettera, ad esempio ci sentiremo ogni primo lunedì del mese alle 10 del mattino presso il posto telefonico pubblico. Ma in caso contrario, se c'era qualcosa di relativamente urgente da dire, e parliamo di inizio del Novecento, il relativamente urgente non era subito e immediato, quindi quello che si faceva era di inviare una nota, un biglietto alla persona chiedendogli a una determinata ora di presentarsi presso il posto telefonico pubblico per ricevere una chiamata, e questo era un servizio offerto proprio dall'operatore telefonico, all'epoca dalla SIP. Tu chiamavi l'operatore, gli chiedevi di fare una chiamata con preavviso scritto, e veniva un addetto della SIP a casa del destinatario a portare un biglietto avvisandolo che a una determinata ora, generalmente questo biglietto lo si mandava il giorno prima oppure la mattina per la sera, quindi diciamo con almeno 8 ore di preavviso, si mandava questo biglietto chiedendo alla persona a una determinata ora di trovarsi presso il posto telefonico pubblico per poter ricevere una conversazione. A questo punto non è che la persona che doveva contattare a quell'ora chiamava, semplicemente era SIP che all'ora prestabilita prima contattava il chiamante, lo metteva in attesa, gli diceva bene, adesso io contatto il posto telefonico pubblico, appena sono in contatto con la persona che sta cercando vi metto in connessione tra di voi. E questo era il servizio, ovviamente aveva un costo, così come c'era questo servizio c'erano servizi più specifici per svolgere alcune informazioni, per esempio il servizio più utilizzato, che è stato per anni il servizio 12, informazioni sull'elenco abbonati, per scoprire i numeri di telefono delle persone, magari di un'altra città perché non avevi l'elenco telefonico di quella città, o perché quella persona magari aveva cambiato numero e quindi avevi ancora il vecchio elenco col vecchio numero. Purtuttavia, con la liberalizzazione del mercato della telefonia, introdotto anche dall'Europa, nel 2005 è stato chiuso il servizio 12 ed erano arrivati nel frattempo vari servizi di informazioni per gli utenti telefonici legati ad altre numerazioni. Già dall'anno 2000, per esempio, Vodafone aveva introdotto il servizio 2000, poi diventato 89-2000, e poi sono arrivati i vari numeri. Dal 1 ottobre 2005 nacquero i numeri destinati al servizio elenco abbonati, legati sempre alla decade 12, quindi c'erano servizi come il 1212, il 1240, il 1254, il 1288, il 1299, eccetera, eccetera, eccetera. E poi c'erano altri servizi con l'892. Erano tutti quanti numeri a pagamento per servizi aggiuntivi. Gli 892 a pagamento molto elevato erano più di un euro al minuto. Ora cosa succedeva con questi servizi di informazione agli abbonati? Tu chiamavi e chiedevi, per esempio, il numero telefonico di Canter, il Cavaliere Canterino. L'operatore ti dava il numero di telefono e ti diceva se desidera la posso anche mettere direttamente in contatto con questo signore. Quando tu chiamavi il servizio abbonati, pagavi circa un euro al minuto. Se l'operatore ti metteva in contatto con l'utente, tu continuavi a pagare un euro al minuto. E quindi sono successe una serie di controversie perché molte persone non sapevano questo discorso e si sono visti recapitare bollette telefoniche pesantissime. Finché la G-Com ha messo due importantissimi paletti a questa situazione. Il primo paletto, quello tuttora attivo ed è quello sul quale sono state anche messe delle sanzioni molto gravi, è il seguente. Se un'utenza ha una media di traffico, una media di bolletta che è abbastanza prestabilita nel corso dell'anno, non so, 60-70 euro ogni bimestre, se l'operatore rileva improvvisamente una crescita esponenziale del traffico, non è che può presentare così all'improvviso una bolletta di 40-50 mila euro. Appena c'è una salita del traffico che supera il 100% della media, quindi appena la bolletta si raddoppia, l'operatore è tenuto obbligatoriamente a bloccare il traffico in uscita, contattare l'utente e verificare che sia tutto a posto. Mandare semplicemente all'utente di telefonia una bella bolletta da 45.000 euro significa, uno, non vedere il becco di un centesimo, due, beccarsi una multa pesantissima. Inoltre, per mettere un bel paletto a questo discorso, i vari servizi informativi in 892, in 12, in quello che sia, tutti i numeri a sovrapprezzo, hanno un limite di costo, che è di 12 euro e un centesimo. Nel momento in cui la telefonata costata 12 euro e un centesimo, la linea si deve interrompere immediatamente, la singola telefonata non può costare più di quella cifra. Se all'improvviso le bollette lievitano, all'improvviso non esiste che l'operatore manda il bollettone, deve subito contattare l'utente. Per cui ci sono queste limitazioni, che sono state delle cose che sono uscite dopo molto tempo, dopo molte lamentele, dopo molti casi molto importanti. Comunque, questi erano i servizi con l'operatore. Adesso, con l'avvento di internet, uno cerca un numero di telefono, lo cerca su internet, ha bisogno di un servizio aggiuntivo, lo guarda su internet, e grazie alla telefonia mobile non mi serve più di tanto sapere il numero di telefono di qualcosa, o guardo su internet, o se cerco una persona, dovunque si trovi questa persona,
persona la rintraccia al cellulare, quindi non si pongono più questi problemi. Ma ci sono stati questi servizi, come questo bellissimo servizio della chiamata con preavviso da parte dell'operatore che ti portava un biglietto. Ecco la mia domanda: voi sapevate che c'erano stati questi servizi? Magari sapevate del servizio 12, ma immaginavate che c'era il servizio in cui una persona vi portava un biglietto e vi diceva c'è questo tizio che vi chiamerà a questa determinata ora? Sapevate che esistevano i posti telefonici pubblici, che erano un modo di avere un telefono a disposizione anche se non si aveva la linea telefonica in casa? Ci sono altre curiosità sulla telefonia che vi piacerebbe che io approfondissi? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Bene, io sono Grizzly, questa era Operazione Nostalgia. Come sempre vi invito a mettere pollice in alto, condividere questo vlog, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!